L'altro giorno ho scoperto che nei water italiani l'acqua che viene usata è potabile. Quella roba qui mi ha fatto rimanere molto male perché non me l'aspettavo. E questo è l'argomento di oggi. Non i water italiani che usano l'acqua potabile, ma la delusione. La delusione è un sentimento. Ma anche questa è stata bistrattata, anche questo sentimento, questa parola è stata bistrattata come negativa. Come con i water, io avevo una cosa specifica, e questa cosa specifica è la cosa che praticamente detta le condizioni per far esistere la delusione. Ok, questa cosa si chiama illusione. Sarà banale, sembrerà banale, però la delusione per esistere deve fondarsi su un'illusione. Perché la delusione, se si analizza la parola, è una non illusione. Delusione. Illusione, vabbè, illusione, de vuol dire senza. Quindi capite con me che non può essere negativa. È semplicemente sempre quello che è, anzi, secondo me ha una connotazione molto positiva, nel senso che la delusione è quella cosa che ti introduce alla realtà, ti introduce alla verità, ed è meglio sempre sapere che non sapere, almeno secondo me è sempre meglio sapere che non sapere. E questa si potrebbe anche dire che la delusione sia l'unico modo che abbiamo noi umani, noi esseri umani, per fare esperienza, per capire come il mondo funziona, come si muove, come chi lo fa muovere, quello che ci circonda, passa tutto dalla delusione. Se pensiamo al mitico Elliot Jacques, penso si pronunci così, Jacques. Lui è stato un psicanalista, ma ha teorizzato questa teoria dei sistemi. In psicologia del lavoro si tratta questa cosa. Ma lui disse una cosa interessante, infatti mi è rimasta nel cervello per tutti questi anni. Stavo studiacchiando il mio libretto di psicologia del lavoro e mi capitò sott'occhio questa frase di lui che disse: tutti noi abbiamo un lato psicotico attivo, molto attivo. E che cos'è questo lato psicotico? Il lato psicotico è, possiamo dire, quello fantastico, quello che ci fa vivere di fantasie, ci fa vivere di appunto illusioni, immaginazione. Ma perché mi restò nella mente? Perché in realtà ogni tanto almeno ci si viene da chiedere: ma sono matto? Sono normale? Una domanda che non ha molto senso. Comunque ci viene da chiedere. E effettivamente, se si analizza lo storico personale di tutti noi siamo stati bambini. E i bambini sono altamente psicotici, nel senso che vivono in un mondo loro. In un mondo fantastico, in un mondo dove possono vedere, immaginare cose che non ci sono, non esistono. E effettivamente non è una psicosi, i bambini non sono tutti psicotici, ma più o meno non si può appioppare una patologia a un bambino come quella della psicosi, perché appunto è ancora un bambino, quindi sono fasi. La psicosi è qualcosa che se continui, per dirla semplice, se queste fantasie, questi personaggi immaginari continuano a vedersi in età adulta, e allora di psicosi si tratta, ma finché siamo bambini è tutto salvo. Ma questo lato, dice questo Jacques, Elliot Jacques, resta in tutti noi e ci accompagna fino alla morte, quindi anche da adulti. E quindi possiamo vivere in certi casi, in certi contesti, in certe situazioni di illusioni, di fantasticherie. Vabbè,
i casi sono molteplici, possiamo essere anche stati ingannati dall'esterno, non deve essere necessariamente essere una cosa personale e interiore, anche se l'inganno dall'esterno, a mio parere, è molto difficile che succeda. Di solito, se veniamo ingannati, è perché qualcosa abbiamo mollato noi, qualcosa volevamo lasciare noi. Comunque, vabbè, per un motivo o per l'altro, stiamo fantasticando, ci stiamo illudendo e ci arriva sul coppino, ci arriva sul collo una legnata pazzesca, ci arriva nello stomaco un gancio pazzesco, un montante pazzesco. E questa cosa ci fa accorgere che la nostra illusione era tale, e quindi ci deludiamo, ma si entra alla vita. È vero che l'emozione preponderante quando si pensa alla delusione è la tristezza, che poi diventa magari anche rabbia, però in realtà ti introduce alla vita, come dicevamo prima. Senza di quella stavamo vivendo qualcosa che non era concreto, qualcosa che non era reale e che ora lo è diventato. Può diventarlo in maniera spiacevole, di colpo, di botto, venendo giù dal famoso fico. Oppure può essere anche piacevole. Se noi pensiamo a un avvenimento in realtà positivo, no? Come quello che può essere una sorpresa, che la sorpresa è un'emozione. Ma la sorpresa può creare delusione. Ma nel senso che c'era un'aspettativa, c'era un'illusione di quello che poteva essere successo, di quello che potrà accadere, ma accade qualcosa di diverso, in positivo, arriva la sorpresa, ma quella è una delusione. È andare fuori, tirarsi fuori, uscire dall'illusione e entrare nella vita. In questo caso, per esempio, è positivo. È vero, viene sempre connotata questa parola con una connotazione negativa, ma non è per niente così. Quindi, tornando a quello che diceva il nostro caro amico Jacques, tutti noi le viviamo e secondo me è grazie anche a questo lato psicotico che fortunatamente continuiamo a tenere dentro di noi, perché che palle se viviamo solo di realtà. Ogni tanto ci sta andare con l'immaginazione, illuderci pure, pur che non siano cose che ci allontanano troppo dalla realtà, altrimenti diventa psicosi, è un'altra cosa. Però questo lato psicotico è quello che ci ha permesso anche come no noi umani, di creare un sacco di cose fighe, tipo Harry Potter, visto che io sono molto fan. A proposito di Harry Potter, per esempio, questo è un esempio perfetto per me. Allora, non so se l'ho inventata io sta cosa, però è una tecnica che uso cioè l'ho usata spesso, l'ho sviluppata negli anni dei miei studi praticamente, e praticamente la tecnica è questa qua. Io mi sono chiesto, come, se avete notato anche dai miei video precedenti, le emozioni sono tutte collegate fra loro, ognuna più di altre, per esempio la rabbia molto alla tristezza, però comunque è tutto un collegamento ed è fantastico per quello, perché creano un sacco di cose fighe, magari ne parleremo, ma perché parlo di questo? Perché mi sono chiesto come si fa a fissare un'emozione, no? Cioè, stai vivendo qualcosa come quello che può essere una delusione e vuoi fissare quel momento, ma in base a quello che senti, non quello che sta succedendo, non il ricordo di quello che sta succedendo, ma il ricordo di quello che senti in base a quello che sta succedendo. In questo caso io stavo leggendo. Io quando leggo, spesse volte, mi metto le cuffie e mi sono accorto che se capita la canzone giusta, nel momento giusto, con il pezzettino giusto che stai leggendo, magari particolarmente emotivo, che ti prende, e la canzone è azzeccata, quell'emozione lì si fissa, non te la scorderai mai. Collegherai quella canzone lì a quel momento, a quel ricordo e a quell'emozione lì, ti rievocherà proprio quell'emozione lì che hai sentito in quel momento là. Almeno secondo me funziona così. E quando stavo leggendo il sesto Harry Potter,
spoiler, però non so per chi sarà spoiler, forse per mio fratello che non li ha ancora letti. E spoiler, quando Silente cade giù dalla torre, io avevo su questa. E capite che è stato un connubio di emozioni, ma legate alla delusione. L'illusione qual era? Che quel vecchietto lì vivesse per sempre, era il più potente, era l'unico amico di Harry, cioè il primo amico, quello che assomigliava di più a un padre, quello che l'ha guidato in un mondo fantastico, eppure crolla, muore. E tu sei lì, credevi che vivesse per sempre, credevi che quella bastarda della Rowling non l'avrebbe mai ucciso, ma invece è così. E però è uno dei momenti più belli che io ricordo e che ho voluto fissare. La canzone che avete sentito in quel momento qui l'ho voluta cercare apposta. Ero in quel momento, perché io prima ho guardato i film purtroppo e poi ho letto i libri, però nell'arrivare a quel punto lì che sapevo che stava per arrivare, comunque l'illusione c'è, perché c'è sempre quel lato che, anche se lo leggi per la terza, quarta volta il libro o guardi il film per la quinta, decima volta, c'è sempre quel lato che vuole che lui viva ancora, no? Quindi c'è ancora questa illusione, che più che altro è emotiva, che lui continui a vivere. E quando sono arrivato a quel momento del libro, ero pronto alla delusione solita, alla delusione, però era la prima volta che lo leggevo, quindi la delusione era ancora forte, leggerlo era diverso che vederlo. E mi sono cercato apposta questa canzone, mi sono detto ok, perfetta, mi piace, fisso, ascolto, la metto a loop, leggo finché non finisce quel momento lì, poi la canzone può andare. E infatti tuttora, tutte le volte che salta fuori, io ho l'immagine, cioè non so se mi sono rovinato il libro o la canzone per sempre, però adesso ho fissa quell'immagine lì. Però la delusione mi ha creato questo ricordo che secondo me è bello, anche se è triste, però la tristezza è un'altra di quelle cose che non è negativa, però magari ne parleremo. E bene, basta, tutto qui. Grazie mille e non sono in pigiama. Sono in pigiama. Sono in pigiama.